Rainaldo Graziani, leader del Centro Studi Ordine Nuovo, è al centro dell'attenzione mediatica dopo che il filosofo russo Alexander Dugin quest'estate ha scelto la sua cascina medievale come luogo di una sua conferenza. Ispirato al suo soggetto radicale, ecco, è sorto una scultura visiva meta di numerosi giornalisti nel centro della cascina. Rainaldo Graziani, figlio di Clemente, fondatore di Ordine Nuovo, offre ospitalità e cena. Ci siamo stati anche noi e abbiamo parlato di Piazza Fontana. Tu stai in questa corte medievale e spesso vi sono degli incontri culturali. Tu sei il figlio di Clemente Graziani, il fondatore e il creatore di Ordine Nuovo. Chi era tuo padre? Mio padre è un rivoluzionario, una mente limpida e chiaroveggente e anche un perseguitato politico. Si accende la luce sui rapporti tra i neofascisti triestini e la cellula veneta di Ordine Nuovo, il cui leader Carlo Maria Maggi, recentemente scomparso, fu condannato per la strage di Piazza della Loggia a Brescia. Il merito è di una lettera anonima recapitata al GIP di Milano Guido Salvini, che ha condotto l'istruttoria sulla strage di Piazza Fontana e sull'attentato alla Questura di Milano. I contenuti della lettera non sono stati resi noti nel dettaglio, ma il magistrato definisce importantissimi i contatti tra Trieste e il Veneto. L'anonimo, pur non facendo parte dell'ambiente dell'estrema destra, era amico dei componenti del gruppo neofascista triestino e tramite loro sarebbe venuto a conoscenza di particolari molto significativi sull'attività eversiva di Ordine Nuovo. Nell'area neofascista l'asse Mestre-Trieste non è una novità, i rapporti erano consolidati. Il riferimento è ai due attentati avvenuti un mese prima della strage di Piazza Fontana, quello alla scuola slovena di Trieste e quello al cippo di confine, considerati prove generali della bomba di Milano e nei quali il nucleo di Ordine Nuovo ottenne a Trieste supporto logistico. Per gli ordigni collocati in Friuli Venezia Giulia, Maggi se la cavò con la prescrizione. Il giudice Salvini rivolge un appello all'anonimo che ha inviato la lettera, si faccia avanti non per riaprire il processo su Piazza Fontana, giunto a sentenza definitiva nel 2005, ma per provare almeno a stabilire una verità storica. Che cos'era Ordine Nuovo? Ordine Nuovo come movimento, inteso come movimento politico, nasce a seguito di decenni di attività del Centro Studi Ordine Nuovo, che era, inizia quindi un centro studi che non ha mai avuto termine, ancora oggi esistente. Nel 1969 parte dei fondatori del Centro Studi Ordine Nuovo rientra nel Movimento Sociale Italiano, altra parte fonda un movimento politico. Questo movimento politico viene sciolto dal ministro Taviani con un atto anticostituzionale, e a definire l'atto anticostituzionale in una notte turbolenta fu Aldo Moro, che abbandonò la riunione con Paolo Emilio Taviani, senatore e ministro degli interni della Democrazia Cristiana, rammentandogli che stava compiendo un atto incostituzionale. Quindi Moro era contrario a sciogliere Ordine Nuovo? Moro sosteneva che non poteva sciogliersi il movimento politico Ordine Nuovo in quella fase in cui Paolo Emilio Taviani decise di scioglierlo. E poi come finì la storia di Ordine Nuovo? Tuo padre scappò in Sud America. 119 sono gli imputati in due processi, prima 42 poi 119, producono latitanza, galera. E nel caso di specie di Clemente Graziani, dopo oltre 100 frontiere superate con documenti ovviamente falsi di Stato in Stato e dopo
una mancata estradizione da parte dell'Inghilterra, dove lui in realtà risiedeva, allo Stato italiano, finisce nel Chaco paraguayano, che nei dizionari geografici dell'epoca era definito l'inferno verde, 80% di umidità, un abitante ogni 13 km quadrati, vivendo di caccia e pesca senza circolazione di denaro o energia elettrica o strutture sanitarie. Ecco, ma perché tuo padre chiaramente venne perseguitato da questi ordini di cattura? Perché venne accusato di quali, tra virgolette, crimini o imputazioni? Lui ha 17 capi di imputazione, il primo che porta una condanna di 2 anni e 6 mesi finali per un reato ideologico, gli altri 16 procedimenti sono 16 non luoghi a procedere o assoluzioni. Ecco, ma si parla tanto di Ordine Nuovo come protagonista della strage di Piazza Fontana. Poi, cos'è risultato? Agli atti non di un giudice, ma dei molteplici giudici, e non di una procura, ma di molteplici procure, non vi sono in 50 anni personaggi indagati, o peggio ancora imputati, ma neanche indagati, che possano essere riconosciuti come militanti o dirigenti di Ordine Nuovo. 3 maggio 2005. La Corte di Cassazione emette la sentenza definitiva nel processo per la strage di Piazza Fontana. Il solo colpevole, non punibile perché il reato nel frattempo è caduto in prescrizione, risulta Carlo Digilio, terrorista pentito di Ordine Nuovo. L'esplosione di una bomba nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana a Milano, che il 12 dicembre del 1969 aveva provocato 17 morti e 85 feriti, resta così senza responsabili. Un esempio, Elio Massagrande, capo di Ordine Nuovo del Veneto, non è mai stato coinvolto, neanche per essere ascoltato, sui fatti di Piazza Fontana. Ecco, ma si parla di Franco Freda, che viene poi condannato. Franco Freda era di Ordine Nuovo o era esterno? Allora, non so se Franco Freda poi viene condannato o anche assolto. Resta il fatto che Franco Freda non è mai stato, per sua stessa ammissione, ma per ammissione delle procure, di Ordine Nuovo. Ordine Nuovo è un contenitore buono per tutte le mostrificazioni. I capi di questo movimento erano in clandestinità, ovvero in latitanza, impossibilitati anche a difendere l'ortodossia, il simbolo del movimento, da delle accuse che sugli atti giuridici non li hanno mai coinvolti. Ecco, ma questo libro, ad esempio, che sta un po' smuovendo le acque del giudice Guido Salvini, si parla espressamente di ordinovisti che misero materialmente le bombe. Sì, è pur vero che quando si usa l'inchiostro, ma in sangue e mari di inchiostro si sono trasformati in laghi di sangue. Questo è il potere dell'alchimia giudiziaria. Ripeto, Ordine Nuovo è stato un ottimo contenitore perché aveva uno spessore politico ultraventennale, perché rappresentava un modello ineguagliatario, e antiliberale e antidemocratico, se vogliamo. E questo è stato quindi utilizzato per mettervi però come contenitore all'interno persone, indipendentemente dal loro coinvolgimento, colpevoli, innocenti, io
Non lo so, ma per certo ciò che so che non erano di ordine nuovo, né per me, ma soprattutto nemmeno per gli inquirenti. Ecco, nel libro di Salvini si parla espressamente di questo famosissimo ormai Delfo Zorzi, che è scappato in Giappone, abita in Giappone, è diventato cittadino giapponese, che viene definito come un militante di ordine nuovo, dell'ordine nuovo del Veneto. È così? Ti risulta oppure no? Zorzi è militante di ordine nuovo al pari di quanto lo può essere Salvini. Quindi per dimostrare, sì, ma non c'è da smentire, se Delfo Zorzi fosse stato un militante, un quadro, un dirigente di ordine nuovo, è sufficiente andare a riprendere gli atti dei processi a ordine nuovo e verificarne la presenza o meno, e purtroppo, o meglio per fortuna, per lui, per noi, per chiunque, non appare tra gli ordinovisti, altrimenti sarebbe stato inserito nel processo che ordine nuovo, anzi nei processi che quelli sì sono stati istruiti contro gli appartenenti a ordine nuovo. Nel Veneto ordine nuovo aveva una figura tra le più rappresentative anche a livello nazionale, che si chiama Elio Massagrande, e non esistono rapporti tra Elio Massagrande e il signor Zorzi, come il signor Freda o quanti altri, e sono migliaia, coinvolti per un verso o per l'altro all'interno di questo triste e tragico episodio. Ecco, si parla oggi continuamente di nuovi personaggi che escono dall'oscura maledizione di Piazza Fontana, come la chiama il giudice Guido Salvini. Vi sono due personaggi misteriosi, molto cinematografici, l'antiquario e il paracadutista. Secondo te, tu hai conosciuto questi personaggi, sai chi sono, potresti immaginare il loro volto, la loro professione? L'antiquario, il paracadutista, il ciclista e lo psicanalista sono veramente delle affermazioni offensive nei confronti delle vittime. E le vittime sono numerosissime, prime fra tutti quelle che erano all'interno di quell'istituto bancario e moltissime altre che hanno dovuto patire. Iniziamo a parlare di Pinelli, della figlia di Pinelli, della moglie di Pinelli, a cui lo Stato dopo 50 anni ancora non ha chiesto perdono. Quindi trincerarsi dietro l'attività di paracadutista, di fabbro, elettricista, antiquario, avete detto, io no, veramente, ma non solo io, credo moltissimi, per il buon senso rifiutano aprioristicamente che si possano esprimere tali affermazioni. Ugo Tassinari è una delle espressioni più significative del radicalismo di sinistra, collaboratore strettissimo di Oreste Scalzone e studioso da sempre, è un giornalista, un saggista, è anche un opinionista politico e studioso da sempre del terrorismo nero, della destra radicale o extraparlamentare. Ah, e che cosa dice su Ordine Nuovo e soprattutto sulla strage di Piazza Fontana, da esperto notista? Sulla strage di Piazza Fontana, pochi giorni fa, avendo approfondito ulteriormente per l'ennesima volta le teorie del cittadino Salvini, l'ha titolata La bufala di Salvini, e gli contesta che nell'arco di
poche pagine, individua con certezza due diversi esecutori. Prima gli dà una residenza anagrafica milanese all'esecutore e poi, 17 pagine dopo, smentisce se stesso e dice che sarebbe veronese. E curiosamente non apre neanche un'azione giudiziaria a riguardo di questa grande scoperta, ma fatalmente individua come ultimo esecutore una persona che è morta e non può difendersi. E chi sarebbe questa persona morta? Andatevela a cercare, perché è una bufala. A me delle bufale non mi va di alimentarle né di parlarne, mentre stigmatizzo e magari con questo passiamo anche ad altri argomenti, che forse dopo mezzo secolo di infamie, di diffamazione, di calunnie, sarebbe il caso di chiedere scusa anche non solo ai parenti delle vittime, ripeto, ma anche alla figlia di Pinelli. A noi interessano meno, ma per equità. Cosa direbbe alla figlia di Pinelli, che è la 17esima vittima? Alla figlia di Pinelli bisognerebbe confermargli che suo padre non aveva tre scarpe, ne indossava due. E quando il collaboratore del mitico commissario Calabresi e sostenne che cercò di trattenerlo da un improbabile tentativo di suicidio, gli rimase la scarpa di suo padre in mano, però atterrò sull'asfalto con tutte e due le scarpe allacciate, per cui non si sa, non credo che Pinelli avesse indossato tre scarpe contemporaneamente su due piedi. Per esempio di questo gli possiamo riconoscere, cioè rivendichiamo quantomeno il diritto, o meglio ancora, vogliamo che le istituzioni si assumano il dovere di andare a chiedere perdono per quello che hanno fatto e per quello che hanno detto. Che 50 anni di inchiostrature da giornalai hanno prodotto tragedie, hanno prodotto omicidi, hanno prodotto circolazione di armi, hanno prodotto opposti estremismi che si sono misurati sulle strade sulla base proprio di questi mari di inchiostro velenosi. Ecco, dall'inchiostro nasce poi questa nuova suggestiva teoria: esisterebbero delle bobine che Tom Ponzi avrebbe girato la sera dell'attentato e che, dove si vede il camion che arriva davanti alla Banca dell'Agricoltura, un braccio che porge una bomba, forse al paracadutista, eccetera. Secondo te questa immagine suggestiva è reale o è pure fantasia? Sì, le sedute spiritiche di Prodi durante il sequestro Moro. Io credo che l'Italia sia un paese straordinariamente unico nel creare misteri che non esistono. Io credo che soprattutto a livello di magistratura, ma ancor di più del potere politico, quel che è accaduto lo sanno per certo in tutti i dettagli, e l'arte di creare delle cortine fumogene e irridere chi attende giustizia da 50 anni è tipico di un modo di governare il nostro paese, e chi attende giustizia, primo fra tutti le vittime, quindi i parenti delle vittime, ma sarebbe il caso di aggiungervi anche chi per 50 anni è stato ingiustamente additato, neanche coinvolto, ma magari additato utilizzando i nomi o i simboli
di quell'extra parlamentarismo, di quella lotta al cosiddetto sistema, che ha prodotto anche la disperazione e distruzione di una generazione intera anche 10-15 anni dopo. Ecco, ma secondo te quindi chi ha messo le bombe a Piazza Fontana? L'ho messa io, avevo 9 anni. Il problema è che voi lo venite a chiedere a noi, ma a casa di Andreotti siete mai stati a chiederglielo? A casa di Licio Gelli siete mai andati a chiederlo? Qual è la vostra risposta a riguardo? Il giudice Salvini ha mai espresso questa domanda al potere politico italiano?